Io sono, per chi non mi conosce, Nicola Lessi della casa editrice Le Chateau. Siamo presenti qua in Valle d'Aosta da molti anni come editori. Pubblichiamo, per molti anni siamo stati la casa editrice che ha pubblicato più titoli in Valle d'Aosta, pur essendo anche la più piccola. Facciamo... prego, si accomodi. Facciamo libri tendenzialmente sulla Valle d'Aosta, il nostro target principale sono libri sulla Valle d'Aosta. Abbiamo anche due collane però che escono su tutto il territorio nazionale, una collana che si chiama Sulle Montagne, che è questa qua, e una collana dedicata alla cultura ebraica, che facciamo per vocazione. Da un po' di anni a questa parte, da un po' di anni a questa parte pubblichiamo anche romanzi, più romanzi di quanto non se ne pubblicassero prima. Prima pubblicavamo più saggi, adesso più romanzi, perché il mercato per noi è andato un po' da quella parte e pubblichiamo romanzi un po' in tutta Italia, insomma, di autori un po' di tutta Italia, perché collaboriamo con delle agenzie, con delle due agenzie di Milano per questo genere di pubblicazioni. Prego. Sì, prego. Allora, in questo caso mi farebbe piacere dire un pochino anche che cosa succede quando, se Maria è d'accordo, che cosa succede quando un'autrice come Maria si presenta in una casa editrice, no? Perché non è solo un modo di dire, ma effettivamente in Italia si scrive almeno quanto si legge, molti dicono anche di più, che si scriva anche molto di più di quanto si legga, però, e quindi a noi capita tutti i mesi di avere degli autori che si presentano con il loro lavoro, non accettiamo tutto, e questo per dire che abbiamo, Maria quando si è presentata, scusa ti chiamo Maria, ci diamo del tu. Siccome ci diamo del tu, sarebbe più consono dargli del lei, ma però siamo amici. Ma dove siamo? E, quando si è presentata come autrice, come facciamo con tutti, prima di tutto chiediamo di leggere il lavoro. E sinceramente subito mi sono detto ma chissà cosa mi aspetta, perché certe volte arrivano delle cose che ci mettiamo dei mesi per metterle a posto. Tullio Mezzoli, che è uno dei promotori della nostra casa editrice, grazie a lui esiste la casa editrice, sa benissimo quante tribolazioni abbiamo dovuto fare spesso con dei manoscritti che arrivano e sono impresentabili, insomma. Non è stato così per questo lavoro. Il lavoro è effettivamente scritto molto bene dal punto di vista della scrittura. Io devo ammettere, come ho detto prima quando mi hanno intervistato, non sono avvezzo alla lettura di romanzi di questo tipo, e quindi tutta la maldicenza che è stata detta a proposito del pregiudizio culturale di impronta maschile che pensa che i romanzi di questo genere siano dedicati esclusivamente al pubblico femminile perché non sono di spessore, io sono in quel gruppo lì, purtroppo, anzi lo ero forse, perché dopo aver rotto il ghiaccio con questo romanzo devo dire che un po' mi devo ricredere, anzi mi ricredo dal punto di vista della qualità, cioè nel senso che questo è certamente il romanzo di Maria Morabito, entra pienamente nel solco di un genere letterario che ha una lunga storia, lunga e onorata e prestigiosa anche storia. Non vi devo citare certamente di Ala per dirvi quanto questo genere sia importante, vi vorrei però leggere un pezzo che è scritto per noi, che abbiamo scritto in questo volume di interviste. Io ho intervistato proprio Natalia Aspesi e lei mi ha... prego, prego, venite pure. Grazie. Natalia Aspesi e mi ha rivelato in questa intervista come è diventata giornalista, qual è stata la sua preparazione. E Natalia Aspesi dice:
ci si divertiva con poco. Non avevamo neppure la radio, però leggevamo. Era l'unico svago che ci si poteva permettere. Io leggevo le riviste come novella. Allora non aveva molte immagini. Le poche foto erano di divi italiani, mentre il resto delle pagine era occupato da rubriche e racconti, anche belli, come quelli di Wanda Bontà. Nessuno di noi è di generazione che possa ricordarsi di Wanda Bontà e neanche di Luciana Peverelli, ma vi assicuro che guardando su internet erano assolutamente importanti e conosciutissime allora. Io ero appassionata, dice sempre la Natalia Aspesi, io ero appassionata della posta del cuore e ricordo in particolare quella tenuta da Giorgio Scerbanenko. Questa per me è stata una rivelazione. Uno come Giorgio Scerbanenko, che ha scritto i romanzi che ha scritto, polizieschi, non so se qualcuno li ha mai letti, anche crudi su certi aspetti, eccetera, eccetera, si occupava all'inizio della posta del cuore su Grazia e rispondeva con lo pseudonimo di Luciano. Allora, questo per dire dell'importanza, no? Voglio dire, letteraria e anche economica, di questo genere letterario che ha avuto, che ha avvicinato e spero che anche in questo caso possa avvicinare le persone alla lettura, perché si tratta di una lettura molto rapida, facile, non facile perché è scritto, ma perché è scritto bene, con semplicità, e come ho avuto modo di scrivere, scusate, mi cito, nella Letta. Qua ho scritto: le storie d'amore possono finire solo in due modi, ma qualunque sia la conclusione, rimane come denominatore la mano lieve e appassionata dell'autrice nel raccontare quella che si potrebbe definire una bella fiaba per adulti. Ecco, mia moglie che è qui, che è il 51% della casa editrice, Don Elieli, quando le ho chiesto, ma perché la prima ad averlo letto è stata lei, le ho detto: ma cosa ne pensi tu di questo testo? Perché ero un po' tentennante. Fa: no, guarda, scritto bene e poi non mi annoio, io lo prendo il mattino, me lo metto. Lei, mia moglie, legge anche quando si sveglia, appena si sveglia legge mentre fa colazione. Questo è un libro che io mi porterei sempre, poiché io mi porto dietro, posso leggere in qualsiasi momento, perché è un libro, come dicevo prima, che offre una facilità di lettura e un divertimento per quelli che amano la lettura, ovviamente, un divertimento immediato. E quindi questo è un pregio. È un pregio perché i libri difficili pieno il mondo. Spesso, come dice Mezzoli, e lo cito che qua, i libri difficili sono scritti da quelli che poi il tema non lo conoscono in realtà poi così bene. Li scrivono difficili perché in qualche modo, no? Fanno un po' un'azione di velano spesso la loro scarsa conoscenza del tema. E Omezzoli, che è stato il mio maestro, per tutta la vita e ancora adesso, e ve lo dico perché il 16 presenteremo un suo libro proprio qua all'Hotel des Etats, tutta la vita ancora adesso sta facendo sempre un lavoro di rifinitura dei suoi libri per renderli sempre più facili, sempre più semplici, e questo lavoro lo possono fare solo quelli che i temi li hanno conosciuti nella loro profondità. Un altro, poi darò la parola anche a lei, però adesso io avevo tutte le mie cartucce da sparare, le sparo adesso, poi dopo oppure allora no, oppure ci mi fermo e dopo riprendo. Adesso lascio un po' di spazio a lei, a Maria, che ci racconta invece delle sue impressioni. Cos'è stato questo, così pongo subito una domanda: quanti anni ci ha messo a scrivere questo lavoro? Avrete una sorpresa. Quanti anni ci ha messo a scrivere questo lavoro? Che cosa è stato per lei? Che cosa vuol dire questo lavoro? Poi le altre domande le faccio dopo. Allora, ci ho messo tanti anni, perché ho cominciato all'incirca 5 anni fa e poi ho avuto dei momenti di sospensione, poi l'ho ripreso in mano, poi era lì nel cassetto e poi non avevo il coraggio perché dicevo: ma no, non sono in grado, non sono all'altezza. Poi spinta sempre da amici, da qualcuno a cui avevo fatto leggere qualche capitolo. Alcuni sono qua presenti: ma no, dai, che bello, ci piace, ce la fai. Alla fine sono riuscita ad ultimarlo. È stato un viaggio straordinario,
un viaggio all'interno anche di me stessa, oltre che, perché io sono un'innamorata, per restare nel tema, io sono un'innamorata della lettura, e quindi, e come voi che siete tutti comunque dei lettori, vi rendete conto che quando si comincia con un libro si entra, cioè si può viaggiare, si può immedesimarsi nella storia, ritrovarsi in alcuni personaggi, questo leggendolo. Immaginatevi cosa può succedere passando dall'altra parte, quindi scrivendolo il libro. Si diventa parte stessa del libro. È un'esperienza entusiasmante, bellissima da fare, che ti arricchisce profondamente, ti dà tanto, ti prende tanto perché richiede tante energie, ma ti dà delle soddisfazioni incredibili, incredibili. Poi è stato bellissimo incontrare Raffaella e Nicola, perché sono dei grandi professionisti, e l'incontro umano poi con loro me lo porterò dietro, penso, per sempre. Allora, finché ci siamo, approfondiamo un po'. Poi lascerò spazio anche a qualcuno se vuole fare qualche domanda. Non so se... Allora, la domanda più banale è: cosa c'è di autobiografico in questo romanzo? E poi... Se c'è, sì, certo. E se non c'è, se c'è stato anche, non dire uno sdoppiamento, ma voglio dire, quando uno scrive che tipo di coinvolgimento c'è stato da parte tua in questa scrittura, in questo... Allora, diciamo che cimentandomi per la prima volta nella scrittura di un romanzo, io ho cercato, volevo comunque che venisse fuori quelle che erano le mie passioni, che sono la lettura e la musica, e quindi ho cercato di fonderle in questo romanzo. Infatti il protagonista maschile è un grande musicista, la lei di turno è una bibliotecaria, e quindi questo mi ha dato comunque modo di dare anche sfogo a quelle che erano comunque le mie passioni personali. Di autobiografico non c'è nulla, però ci sono delle cose di me sicuramente, come in ognuno di voi, se fa qualcosa, non so, chi dipinge, chi scolpisce, chi cucina dei piatti, ci mette del suo, e quindi chiaramente anche io ci ho messo del mio, ci ho messo la mia sensibilità, il mio modo di sentire, il mio modo di vedere alcune situazioni. Interessante questo. Molti anni fa, quando anch'io avevo avuto un attimo, si era acceso in me il fuoco della scrittura. Invece è bravissimo. Avevo proprio, continuo a tirare dentro Tullio Omezzoli, prima che scappi così, avevo chiesto a Tullio, avevo detto a Tullio Omezzoli, ho detto: guarda, vorrei scrivere un romanzo, perché era appena successa la cosa di Sarajevo, mi aveva molto colpito il discorso dei cecchini che sparavano alla gente da sopra i tetti, no? E gli ho detto: vorrei scrivere un racconto che parli di questa cosa qua. E lui, sai cosa mi disse? Mi disse: sai cosa devi fare? Vai sul tuo tetto e vivi lì per una settimana, ecco, e vedi passare la gente, e solo in questo modo potrai veramente capire, cominciare a capire qualche cosa. Per quello che... effetti, così quindi io certi passato, sentimenti vanno... Ho passato... Vanno... No, adesso vi racconto anche un aneddoto. Nel libro ci sarà una scena ambientata nel criptoportico forense di Aosta. Io sono andata personalmente lì, nell'ora in cui volevo che si girasse, che poi illustrare questa scena, mi sono tranquillamente seduta per terra, perché i protagonisti saranno seduti per terra, per riuscire a ricreare la stessa immagine, per dirvi quello che ho fatto, cioè cosa c'è comunque dietro questo lavoro. Molto bello questo. C'è qualche domanda? Io ne ho una prima che mi scappi, perché sono smemorato, scusate. Una mia figlia giorni fa mi diceva: l'autore di romanzi deve avere un ego estremamente forte, no? Un ego nel senso negativo della parola. Presumere molto di se stesso, no? Sia al momento in cui scrive, sia quando mette in mano agli altri la propria cosa, dicendo: guardate che bello, comunque giudicate. E io provavo a dirlo: non è vero, no.
perché proviamo a dire, ma forse non lo so, anche perché l'autore, quando si libera della sua opera, si giudica indegno di lei, no? La vede una cosa come una cosa staccata da sé, e si chiede come mai è venuta fuori senza non abbia fatto quasi niente. Qual è stata la sua esperienza di creatrice? Ma nel senso che se io adesso mi metto e lo rileggo, in tanti passaggi mi chiedo, ma il manoscritto, questa cosa qui l'ho scritta io, e non mi sembra neanche che sia così, non mi sembra neanche vero. E adesso comincio a pensare che il libro fra un po' non sarà più il mio libro, perché quando voi, se avrete la bontà, comincerete a leggerlo, diventerà il vostro libro e ognuno di voi leggerà un libro diverso e avrà e lo farà suo. Il libro è andato ormai, non è più il mio libro quasi, ma cioè, ve lo dico È verissimo questo. È così, cioè non è più il mio libro. È un'opera... Da domani, da quando voi comincerete a leggerlo, sarà il vostro libro. D'altronde è una creazione, no? Tutte le cose che si creano poi vivono poi di vita propria. Mm. Io ricordo un caso, l'ho raccontato, un caso curioso che è successo qualche anno fa. È venuto Vittorino Andreoli qua da Aosta. Lui scrive sempre sulla morte, non so se vi ricordate. E avevano chiamato un mio amico a fare la presentazione, come io adesso, insomma, a fare la relazione di questo libro. Finita la relazione, era già queste cose che facevano in piazza dei libri. Vittorino Andreoli si rivolge al pubblico e dice: guardate, devo dire una cosa, io non intendevo dire quello che ha detto questo il relatore. E lì è stato un momento di gelo, no? Allora io ho alzato il dito e ho detto quello che ha detto lei adesso, che un libro quando è scritto ed è lanciato nel mondo come un figlio, esatto, una creazione, esatto, è una cosa viva e quindi poi assume sembianze che inaspettate. C'è effettivamente, questo è un rischio, è un rischio molto grave se si fa un saggio scientifico, ovviamente, che presupporrebbe una oggettività di quello che si dice, ma quando si fa della saggistica trattino narrativa, come fa Vittorino Andreoli, effettivamente il rischio dell'interpretazione è molto alto e ognuno effettivamente poi vede, a maggior ragione nei romanzi, ognuno nei romanzi trova ciò che gli interessa in quel momento o non lo, certo. E quindi spesso succede così. Una cosa importante di questo lavoro che abbiamo noi con Maria molto stimolato è il fatto che è ambientato ad Aosta. Questo a noi è piaciuto molto, lei l'aveva ambientato perché provate a pensare, lo dico perché normalmente si pensa, cioè, ambientato ad Aosta è una cosa provinciale, no? Però Bevilacqua, per esempio, alcune delle sue opere sono state ambientate a Parma e nessuno Giallo ha pensato Parma, lui è di Parma e nessuno ha mai detto che Bevilacqua sia un provinciale, voglio dire. Quindi forse non è non scrivendo delle cose ambientate ad Aosta che si provincializza la narrativa valdostana, ammesso che esista, perché mi sembra che langua un po' come soggetto, insomma, nelle pubblicazioni. Però volevo dirlo, insomma, che è stata una scelta voluta, anche, sì, anzi abbiamo anche aggiunto ancora degli elementi. Io sono nata ad Aosta, sono cresciuta ad Aosta, adoro questa città, in questo periodo mi dispiace vederla un pochino così, un po' più decadente, ma mi sembrava giusto, doveroso regalarmi. Sì. Tra l'altro... Una,
Una cosa curiosa anche è che entrambi siamo di origini calabresi. È molto interessante questo, nel senso che abbiamo messo proprio le quasi impossibile. No, no, ma no, ma lo dico, no, lo dico nel senso che questo amore per voglio dire, sì, poi, si è radicato, certo. Tanto, voglio sì, dire, sì, quindi sì, è proprio ecco. Nessuna domanda possibile? Se no chiudiamo, e andiamo. Li ho pagati prima. Ah, ecco. Altra domanda, allora, altra cosa che devo dire è che è il romanzo d'esordio. E per essere un romanzo d'esordio, effettivamente, voglio dire, è già molto avanti, insomma, come scrittura, secondo me. Per cui adesso lei ci dirà che ne sta già facendo un altro, vero? Diciamo che qualche personaggio sta bussando alla mia porta e io l'ho fatto entrare e mi sta raccontando una storia. Ho capito. Mettiamola così. Come fai a scrivere le cose poi? Adesso lo dico perché questa è una cosa che quando presento i romanzi a volte racconto. Simenon, per scrivere i romanzi, i suoi romanzi, aveva una modalità che mi ha sempre colpito mi ha colpito quando l'ho letto, che era quella di prima di tutto prendere la guida telefonica di Parigi e andare a scegliere, cioè leggeva i cognomi. Beh, io per scegliere i cognomi ho preso la guida telefonica della Val d'Aosta. Non lo sapevo. Quindi vabbè, però dovevo trovare anche dei cognomi. Prendeva la guida telefonica e leggeva i cognomi, e rispetto alla suggestione che gli davano certi cognomi li copiava, li metteva da parte e poi cominciava a costruire la storia sulla base dei cognomi che aveva fatto. Ho fatto anche, cioè sono andata su internet e ho detto cognome più diffuso in Calabria, è uscito fuori Greco, voilà, nome del personaggio è fatta. È così, insomma. Ho capito. La scelta del titolo è dovuta a un'ambivalenza, nel senso che visto che il protagonista maschile, come vi ho detto, è un musicista, ci riferiamo agli accordi musicali delle note e poi agli accordi dei cuori, perché comunque tutti i personaggi dovranno imparare ad accordarli come degli strumenti. Sì, c'è anche non ve lo diciamo ovviamente, ma c'è anche qualche piccolo colpo di scena. Sì. Il romanzo poi è un po' giocato sui flashback. Su dei flashback, che tra l'altro ho scoperto, adesso non mi viene più la parola. Me l'avevi detta, ma io l'ho dimenticata. C'è in italiano il termine flashback, però è un termine molto curioso che adesso non... Retroazione. No. Retroazione, ma c'è anche un termine proprio che deriva dal greco che non, non c'era anche il mio cognome in mezzo. Alessi. Sì, qualcosa. Sì. Ma non mi viene. Sì. Comunque. Sì, sì, è vero. È giocato su, ripeto, su alcuni flashback ed è, insomma, ripeto, francamente piacevole da leggere. Farei una domandina, ma mi vergogno. No, perché? Allora, io soprattutto dopo i 70 mi sono reso conto che l'italiano è una lingua difficilissima, sì. No? E scrivere, non di narrativa, non ho quella debolezza, scrivere mi costa veramente una grandissima fatica. No? Lei ha trovato questa resistenza della lingua, no? C'è un modello, che penso io se dovessi appunto scrivere, saprei a quale modello non ispirarmi, a Calvino, no, per dirne uno. Però tutti noi più o meno siamo innamorati di un autore e seguiamo un pochino quella falsariga. Voilà. Ma diciamo che io ho letto tantissimi libri, per esempio di Sveva Casati Modignani, per esempio di Margaret Mazzantini, non dico che mi sono ispirata a loro per l'amor di Dio, di Margaret Mazzantini, e ho trovato, cioè probabilmente a forza di leggere qualcosa mi sarà rimasto. Comunque, cioè, io cerco sempre di essere diretta e più semplice possibile.
D'altronde per scrivere bisogna leggere, cioè bisognerebbe leggere 100 e scrivere uno, insomma, quindi ho sempre letto tantissimo. Quando ero proprio piccolissima ho costretto mia madre, che poverina, non avendo potuto studiare molto all'epoca, aveva solo la licenza elementare, ma prima di andare a scuola io e fare elementari, l'ho costretta ad insegnarmi a leggere, perché io volevo leggere i giornalini, volevo leggere le fiabe. Bello questo. No, praticamente ha dovuto mettersi lì e insegnarmi. È sempre stato così. Posso sapere la tua professione? Io sono impiegata al municipio di Aosta. Bene, allora adesso io vi invitiamo di là, dove ci sarà da bere e da mangiare qualche cosa. E l'autrice è a disposizione per la dedica dei libri, questo è il suo lavoro adesso. Certo.